Ciao a tutti ragazzi fragolosi e bannosi, buonasera, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto, buon momento della giornata. Sì, oggi la zia sta incominciando a ritornare fra voi e oggi aveva la voglia di regalare il proprio corazon a voi. Ecco qua, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di... Oggi parliamo di come nasce la zia, da dove nasce la zia. Allora, la zia Wilma. Piacere, zia Wilma. Piacere. E come si suol dire, donna barbuta sempre piaciuta. E va bene così. A chi non piace donna barbuta sempre piaciuta, stica. E va bene, camma fa. Che dobbiamo fare, ragazzuoli? Va bene così. Allora, da dove nasce la zia? Allora, la zia nasce da tempi antichi. Sì, più o meno. Beh, a dirvela tutta prima. Dopo Cristo, avanti Cristo, beh, datemi antichi, fate voi quando, datevi voi una data, comunque nasce la zia. Nasce la zia e. La zia nasce nel momento in cui avevo il bisogno di esprimere un qualcosa. Quando si ha la necessità di esprimere per forza un qualcosa perché si vuole parlare, comunicare con il mondo, con qualcosa, ci si nasce, ci si rinasce e ci si offre qualcosa, sì. Perciò nasce la zia nasce così per gioco, giocando, periodo quando si faceva animazione nei villaggi e si incomincia a fare personaggi di travestimento e quant'altro e si incominciava a capire che quello era tutto un gioco, tutto un finto, tutto un recito, tutta barzelletta per ridere perché mi ci divertivo proprio. Se so io, così incomincia a nascere la zia. La zia è nata, ma si è fermata in vari punti della mia vita. Adesso è stata anche ferma per parecchio tempo. Inizialmente era solo un qualcosa nei villaggi turistici perché si faceva il cabaret e lì andava. Poi, con il tempo, crescendo, ho voluto imparare anche l'arte del make-up diventando visaggista e truccatore. Diventando visaggista e truccatore, vabbè, si incominciano ad avere nuove conoscenze, si incominciano ad avere conoscenze nell'ambito dello spettacolo, spettacolo partenopeo. E parlando del più e del meno, domanda dopo domanda, perché chi ti vuole conoscere a destra e chi ti vuole conoscere a sinistra, io sì, anch'io nel tempo, nel passato ho fatto animazione, spettacoli e quant'altro. Sarebbe bello, ricominciare con l'aiuto di amici che possono venire da amici, adesso ci frequentiamo di meno per varie situazioni perché poi gli obiettivi un po' cambiano, ma non manca mai l'occasione di messaggiarsi e sentirsi per sapere come ci si sta, ma ci si incontra sempre ogni tanto. Loro mi hanno invogliato a riprendere in mano quella parte di me che interpretasse zia Wilma. Allora, zia Wilma dico era perché adesso sta in evoluzione, era un personaggio che tempi indietro era molto signora chic, quarantenne, abito vaporoso, pure abito a tubino da sera. Tipo nella classica chic,
ma allo stesso tempo volgare, ma quel volgare al punto giusto che fa divertire. E ho cominciato un po' a lavorare nell'ambito delle televisioni locali, canzoni e quant'altro, perché volesse portare anche la musica partenopea ai giovani con ritmi più giovanili. Poi, con la successione degli eventi, il lavoro da visagista e da truccatore, quello mio principale, mi ha portato a viaggiare Milano, la Fashion Week, Francia, Fashion Week in Francia e quant'altro tra il 2018 e il 2019. E io già in tempi prima del 2019 me ne ho cominciato un po' a fermare perché quel personaggio era molto statico e doveva rinnovarsi. Per rinnovare un personaggio c'è bisogno anche di un rinnovo della propria persona, perché se non c'è un rinnovo di una propria persona, tu il personaggio non lo fai perché non ti ci diverti, lo fai tanto perché lo devi fare. Adesso, attualmente, questo personaggio sta incominciando ad uscire. Ma non perché abbia la voglia di, non so, di fare, di dire, guadagnare soldi o quant'altro. Sì, un domani con questo personaggio, non so, potrei anche cominciare a pensarci di rifarci qualcosina di soldi facendo serate e spettacoli. Però per adesso deve incominciare a crescere, deve cambiare, stile. Look, non so, qualche book fotografico, qualche divertimento in genere, lavorare molto sull'estetica, anche molto sui social, e potete seguire i social giù nell'info box, perché sinceramente parlando, io la vedo come una forma d'arte, questa situazione qua. Sì, adesso la vedo proprio come una forma d'arte, perché adesso il personaggio di Zia Wilma deve totalmente cambiare, perché ha bisogno di dire qualcosa, di comunicare. Comunque, ragazzi, tornerà alla grande su. Come dice una persona di mia conoscenza, tornerà sul tubo la zia con varie rubriche. Una di quelle rubriche che vorrebbe fare, è una rubrica dedicata all'amore. Una rubrica dedicata all'amore, ma dedicata all'amore a 360 gradi, non all'amore solamente semplice, classico, banale, ma all'amore. Non so se la zia abbia la voglia di fare qualche domandina tramite Instagram e voi mi scrivete, io vi posso dare il mio consiglio, la zia cosa ne pensa. Ma ragazzuoli, la cosa importante della vostra vita è che dovete sempre divertirvi, essere voi stessi, sempre, ovunque e dovunque, qualsiasi cosa facciate. Se nel momento in cui vi pentite di quello che avete fatto, una mai è fatta, stica. Come fa? Comunque, ragazzi, io mi sento sparaflesciata. Comunque, questo è il look alla buona. Potete vedere le foto nel profilo e nei vari profili social. Qualche fotina ci sta. Mi dite cosa ne pensate, oppure me lo potete scrivere qua giù. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao! Ciao!